Welcome to Political Theater in Italian Theater. This series has been created thinking of Leonardo Sciascia on the 100th anniversary of his birth. And of course, as every series we do every year has three events which are today political theater in italian theater then on april 28th political theater on italian american theater and then in the fall we have political theater from all over the world in our series of the 10 minute plays so let's start with today usually i give you an introduction a 15 minute introduction on the history of political theater in Italian theater. But today, really, we have wonderful guests. So I cannot wait to share with you the conversation I had in the past week. So let me just say that to, to give you a very brief overview, uh, I will start with Machiavelli, the Mandrake group, La Mandragola. Then I will fast forward to the 1910-1920s with petrolini and his nero nerone and then ugo betti of course the judge and playwright wonderful playwright very well known here is translated basically is fully translated here and actually his most famous play uh, corruption at the palace of justice was presented at cherry lane theatre in 1969 then we have Giorgio Streller and Paolo Grassi. They founded the, the Piccolo Teatro di Milano at the end of the 40s and they presented, right the away, political theatre, mainly Bertolt Brecht. And from that, we have a big season of political theatre in Italy. We have the season of cabaret, where young artists talk about contemporary events, in, usually in a satirical way, and in this season, someone named the Dario Fo and Frank Carame start to do cabaret and then go into political theater and politics as well. They are really the symbol for us of political theater. And then we have many more. Some of them are today with me. In this video. And so I cannot wait to uh, give you the conversation that we had. The first one is Davide Nia. The second one, Marco Martinelli with the Teatro delle Albe. The third, Marco Paolini. And then to close this uh, conversation, Georgina P. I hope you enjoy. These are really, really special guests, very important names in theater in Italy, political theater in Italy, and they are very special artists. So, enjoy. David Enia was born in 1974 in Palermo, Italy. He has written, directed, and performed in plays for the stage and for radio. Enia has been honored with the UBU Prize, the Tondelli Award, and the ETI Award, Italy's three most prestigious theater prizes, and he lives and cooks in Rome. <laughs> Welcome, Davide. Ciao. That's it. Ciao. Thank you so much, Davide, for being with us. And I'll start with the first question. You write stories that are always based on reality. What is to you writing and performing? What do you want to give to the audience? Allora, eh, parlerò in italiano per essere più preciso nei termini, Io potrei rispondere anche in inglese, però lo farò in italiano. Fai con l'italiano. Parto dalla fine, cioè dal um, desiderio di ciò che accada nell'audience, nel pubblico, o nel caso in cui scrivo un romanzo nel lettore. A me interessa che già durante lo spettacolo, durante la lettura del libro, insomma, quando una persona si trova di fronte a un mio lavoro, abbia dentro di sé un doppio binario. Uno è ricevere le emozioni, le sensazioni, le domande, le insicurezze, i dubbi e le prospettive dal mio lavoro. L'altro binario che mi interessa, che venga percorso dal lettore, dall'ascoltatore, insomma dal pubblico, è un binario intimo e personale. Cioè che la persona inizia a farsi domande a partire da quello che sto raccontando sulla sua propria vita. E che quindi se io per esempio racconto dei 13-14 anni e dei primi baci, accanto al sentimento che il mio racconto può generare ecco ci sia quello che germogli dentro ogni singola persona che ricordi dei suoi 13 dei suoi 14 anni del primo bacio il sapore i brividi sulla pelle che sensazioni si vivevano in quel momento del... e questo vale per ogni tipo di tema che io affronto e che spero riesca ad accendere la consapevolezza politica e sociale dentro ogni essere umano che comunque ha a che fare con il mio lavoro. Il modo quindi con il quale io racconto la storia, innanzitutto dipende dalla storia che racconto. È una sorta di switch mentale che riesco a fare molto velocemente se scelgo di raccontare una storia in teatro. O, se scelgo di scriverla per la pagina. Sono due linguaggi diversi che però, insomma, noi abbiamo due piedi. Un piede per me è la letteratura, l'altro piede è il teatro. E quindi cammino su entrambi i piedi. Ma se io scrivo per il teatro, già penso, per esempio, a questo: al movimento del corpo, al gesto che diventa narrativo, ai silenzi. Ehm, cerco di scrivere un testo che sia un punto di partenza per chiunque lo voglia interpretare, che poi posso essere io, possono essere come nel caso insomma, adesso dell'abisso, tutte le persone che nelle diverse lingue stanno affrontando questa esperienza. Questo ragionamento sul linguaggio fa sì che immediatamente io abbia chiaro il fatto che c'è qualcuno a cui raccontare la storia, a cui mostrare lo spettacolo a cui fare leggere insomma un testo. E là durante la composizione è un processo onestamente a me molto chiaro e quindi molto semplice. Io scrivo testi che mi piacerebbe leggere e faccio spettacoli che mi piacerebbe vedere a teatro. Il che non vuol dire che a me piaccia soltanto quello che scrivo e che faccio io, anzi... Io vado a teatro molto meno di quello che uno potrebbe immaginare e leggo anche molto meno di quanto uno potrebbe immaginarsi che io legga, perché poi di base io mi ritengo una persona molto curiosa, quindi se c'è qualcuno che riesce a, ad allargare proprio il mio, il mio orizzonte, io gli sarò grato e sarò molto lieto di vedere il, il suo tipo di lavoro. Però ecco, ho sempre. Chiaro che l'atto del teatro come l'atto della scrittura non è mai completo se non si pensa che ci sarà un pubblico a riceverlo o a leggerlo. Talking about something that moves the audience, you wrote you wrote a evento book on a very tragic event that happened on October 3 I remember the year now. 2013. 2013. Uh October 3rd 2013 and then you made it into a powerful performance. First, how Labis was born, do you consider that political theater? Sì. Ma è assolutamente teatro politico nella maniera in cui il termine politico ci racconta cosa è stato il teatro al momento della sua nascita. La parola politica nasce da polis, che era l'insediamento urbano in cui si condividevano usi, cultura, costumi, precetti religiosi, linguaggio, cibo e orizzonte. E chi abitava la polis era il polites, significava che tu eri una parte di un tutto e il tutto era costituito da queste parti che erano le diverse persone che tramite la forza delle proprie differenze restituivano alla città il modello di complessità che è le propria. E questo modello di complessità genera il teatro. E il teatro è essenzialmente un mezzo artistico per nominare la verità. La verità non è mai nominabile, non si può nominare la verità. È uno dei grandi insegnamenti che tutte le religioni monoteiste ci hanno consegnato. E siccome la verità è innominabile, c'è bisogno della mediazione artistica per farla affiorare. Questa mediazione artistica la offre la letteratura, la offre l'arte, la offre il teatro. E cos'era il teatro del mondo greco e cosa dovrebbe essere il teatro oggi e cosa dovrebbe essere il teatro sempre? E perché il teatro è sopravvissuto fino ad oggi e continuerà a sopravvivere? La mediazione artistica è affrontare le urgenze del presente come collettività, cioè tutti si ritrovano in teatro e di fronte a sé vedono bruciare, vibrare i dubbi, le ansie e le angosce del presente, cercando di dotarsi di una prospettiva. Da questo punto di vista. È un teatro del mio fortemente politico perché restituisce a chi lo osserva un senso di collettività. Ed è stata la grande scoperta che abbiamo fatto con Giulietto, che è il mio musicista, dopo già subito le prime repliche dell'abisso. Si fermavano fuori dal teatro due-300 persone nel foyer, per strada. Ti ricordi anche che con te ci siamo visti a Bologna, ricordo che eravamo, e c'erano tutte queste persone attorno a noi. Che si fermavano per continuare in realtà lo spettacolo, cioè per condividere una sensazione, per scambiare un abbraccio, per ringraziare, per testimoniare la propria presenza e per il fatto che semplicemente stando lì ci si riconosceva come comunità. E in questo riconoscersi come comunità è il senso profondo del teatro, cioè il ragionare in termini costruttivi rispetto a un problema che abbiamo nel presente, ma la grandezza di una civiltà, nel caso della civiltà greca, la civiltà che forma il teatro, si vede dalla qualità della risposta data rispetto alla maestosità del problema. E la più grande risposta che i greci riuscirono a dare fu l'invenzione del dispositivo artistico del teatro proprio per affrontare questi problemi. Quindi io mi scuso per questo grande scursus, ma la risposta è una: è decisamente un teatro politico se vogliamo considerare ogni singola persona abitante di uno spazio sociale condiviso, e allora sì, è un teatro politico che anzi rimarca il suo essere fortemente politico, cioè in cui l'essere umano è un abitante, è un cittadino, appartiene al mondo e del mondo cerca di correggere i sistematici errori che ci sono, che sono facilmente dichiarabili come ingiustizia sociale, innanzitutto, e poi violenza e prevaricazione, ma torniamo sempre lì. Ecco. You wrote first the book, right? So why did you decide to to make the book into um, I would say a perform a storytelling performance right? because it's kind of you know you tell the story with everything storytelling performance it's a play it's, uh... it's, it's okay. uh, but it's like you are telling the story with the you and the musician but you were really telling the story with everything with your eyes. Uh, Uh, hands, feet, everything. Yes, with all my body, with my blood, with my nerve, yes, with my breath. Quando scrivo il romanzo, il romanzo viene pubblicato nel 2017, quindi io lo scrivo negli anni precedenti. Era un momento in cui mi ero ritirato dal teatro. Io, ufficialmente, per 11 anni non ho più fatto spettacoli nuovi. E il teatro sicuramente mi mancava, ma. Siccome non mi piaceva allora e non mi piace neanche oggi il sistema del teatro, il suo rapporto malato con il mondo della politica, il suo essere schiavo veramente di logiche mercantili basse e bieghe, avevo preferito non fare più teatro. E quindi scrivo un romanzo per provare a raccontare il tempo presente nel momento della crisi. E mi rendo conto che il romanzo non ce la fa, fallisce la parola non è completa, ci manca tantissima parte della storia, più della metà, e della storia di chi attraversa il mare, ascoltarla con le loro parole, siccome quasi tutte le persone sono traumatizzate, e è... ancora non abbiamo raccolto, e c'è bisogno di tempo perché il trauma rientri, che... e quindi rientrando loro stessi riescono a raccontare cose che gli è successo e se vogliamo imparare cosa è questo tempo presente le parole che ce lo raccontano sono due la prima è trauma e la seconda è una parola spauracchio del novecento e del lager ma anche oggi ci sono i lager e sono lì il romanzo quindi Appunti per un naufragio, mi dà la possibilità di trovarmi a Lampedusa, di parlare con le persone, di incontrarle, di vivere con loro. Io ho passato anni a Lampedusa e ho capito che parlavo in dialetto perché Lampedusa fa parte della mia Sicilia e abbiamo lo stesso dialetto in comune. Il dialetto palermitano è il mio primo linguaggio, io penso in palermitano prima ancora che in italiano ed è un dialetto. Fortemente connotato dalla dimensione del silenzio, quando la verità non si può nominare, noi teniamo il silenzio, che è il silenzio del trauma, per esempio. Io ho scoperto che tutte le persone che ho incontrato, che lavorano a Lampedusa, sono in burnout, soffrono di sindrome da stress post-traumatico. Solo che quel silenzio, ecco, io ero in grado di capirlo, processarlo, perché era il silenzio che mi aveva costruito come essere umano. Allora scrivo comunque questo romanzo che racconta degli incontri che ho fatto e del mio percorso intimo, perché mi porto mio padre a Lampedusa e quindi racconto della relazione tra me e mio padre, di come iniziamo a parlarci, non siamo mai stati lontani, però ci siamo proprio avvicinati, anche perché... Una persona amatissima da me e da mio padre, che è mio zio Beppe, il fratello di papà, esattamente mentre io scrivevo il libro, si ammala di tumore, a un tumore. E quindi racconto intreccia il mio naufragio personale relativo alla malattia di mio zio, quello di mio papà e gli incontri che faccio. Ma evidentemente... Io non avevo terminato con la pubblicazione del libro, con la stesura del libro, prima ancora che la pubblicazione, non avevo terminato il processo di distanziamento tra me e i, e i fatti che mi hanno trapassato a Lampedusa. Sono stato investito da una tale carica di dolore e di sofferenza che non sono stato in grado di gestirla, mi ha aiutato tantissimo la terapia, il processo di terapia che ho fatto, che consiglio a chiunque, una delle esperienze migliori della vita, quella di andare in terapia, perché si impara che ci è successo qualcosa e si impara a utilizzare le parole per nominare ciò che ci fa male e ci ferisce. Che quello che è davvero importante nella terapia è che tu senti la tua voce nominare i fatti e metterli in ordine. E questa distanza tra me e questi fatti non si è esaurita, con, con il romanzo. E allora ho avuto bisogno io. È veramente stata una mossa dettata dall'egoismo di utilizzare l'altro piede con il quale io cammino nel mondo della scrittura: che è il teatro, che è la scrittura che si fa a carne, che è il mio corpo preso. È messo in scena che diventa pagina, diventa parola, diventa racconto, diventa sensazione. E allora ho ricominciato da capo a rinominare quello che mi aveva colpito o che non ero riuscito a inserire nel romanzo perché non l'avevo ancora metabolizzato. Ho preso Giulietto subito perché mi serviva un'apertura delle sensazioni che soltanto la musica ti può dare. Ed è nato e siamo tornati a fare teatro. and I make it public that I sooner or later I I'm going to bring David here in New York and I thank you very much this is, is, is a performance you never forget it's a, will you breathe with him you look Time because it's like it's really it's still in me, and I saw it years ago. So, the last question is because this series is dedicated to Leonardo Shasha, and in some um reviews, they you are compared to Shasha, uh, and <laughs> uh, and uh, and also for uh, and, and there is the your Sicilitudine, Sicilitudine. Uh, uh, so. What, what is Shasha for you? For me, Leonardo Shasha è uno dei più important writers del century. And, um, ed è colui che ha raccontato meglio di tutti il potere, il dispositivo del potere e il modo con il quale il potere può essere scardinato e rotto. E lo ha fatto tramite una scrittura pulissima di vetro, che come il vetro sembra fragile ma ha la stessa trasparenza. E capacità di resistere al tempo, thank you, thank you, thank you. And I'll suggest everyone to review. Really yes, happy. we must hug each other as yeah. soon as possible. Over there in New York City. Give me a call. I'll be there and fly yes. over there. as soon as possible, yes. Um, thank you again. Ciao a tutti, e forza Palermo! Marco Martinelli. Marco Martinelli, playwright and director, founded the Teatro delle Albe in 1983 with Hermanna Montanari. And the Teatro delle Albe is one of the most respected contemporary Italian uh, theatre companies. Uh, Martinelli has been awarded numerous prizes, including five Ubo Prizes, the Dramaturgia Infinita Prize, the Histrio Prize, the Golden Lore International Festival Mess and the Prize for Career Achievement International Festival Journée Theatre de Carthage. His uh, plays have been published in several languages in, in Europe, in South America, Chile and Brazil, and in the United States. Welcome, Marco. <laughs> Thank you very much, Laura. Yeah. You're welcome. I am very honored to have you here. Uh, I love your work, and uh, uh, and I'm so happy to be able to talk about some of the performance that I really love. Uh, and so, to start, uh, you did Rumore di Acque, noise of, noise of the Water, that was also presented at La Mama years ago. Yes. About the uh, tragic events of October. 2013, we just talked with David Enia about that uh, as well. And and you did a very powerful performance about that uh, tragic event where a lot of immigrants died in the Mediterranean Sea in front of Lampedusa. And then you did Vat Pensiero, which is also about, uh, which I saw uh, and it is also about an uh, uh, a political event because it's, it's, or let's say yeah political event which is uh the, there was a carabiniere i think policeman right who somehow tried to uh to break the 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 connection between the ndrangheta which is the Calab calabrese mafia and the the power in, in a town in the north of italy where the mafia is yes. very well rooted and and so what is for you uh teatro politico because to me this is teatro politico and now you're doing dante we are going to talk about dante later on but okay. so is is the theater that you do it is political and why Se not, why you're doing this? Why you're telling these stories? Intanto grazie per questo invito, Laura, perché è sempre bellissimo restare legati, no? questo link tra l'Italia e gli Stati Uniti, un paese che amiamo tanto, eh, proprio per motivi anche teatrali, per essere stati più volte. Alla Mama eh, e in altri teatri di New York, ma non solo, a Chicago, a Boston, a, a Madison. Quindi è davvero un invito: questo ti ringrazio dal profondo del cuore. Allora, io credo che il teatro è sempre politico, che lo voglia o no, perché è, è la sua missione, quella di fare, farsi il specchio della, vi, della città di quella che i greci chiamavano la polis, no? Per questo da lì nasce poi la parola, politico. Eh, politico perché è il, lo specchio, eh, poco, quando è grande è poco rassicurante, perché ci fa vedere nelle nostre ferite, nei nostri vizi, nel, nelle nostre corruzioni, no? E nello stesso tempo nel mettere il dito su questa ferita su questa piaga è come se ci dicesse, ci invogliasse a un cambiamento, no? Siamo meglio di quello che siamo, possiamo essere meglio di quello che siamo. E quindi è sempre un'arte, per me, anche una grande arte di speranza il teatro, anche quando eh, sa raccontare tutto il male eh, e tutto il negativo che, che ci coinvolge, che ci avvolge. Why did you choose to tell these stories? the stories of the immigrants dying and the stories of this uh, carabiniere uh, yes. okay. going again and again perché perché le storie cara Laura spesso non siamo noi a sceglierle sono loro che ci vengono a trovare sono loro che ci emozionano talmente che ci scuotono ed è come se ci dicessero raccontami <laughs> No, non, non stare lì fermo a, no, a poltrire, a, a, eh, raccontami, cioè prendi il tuo tempo per raccontarmi. A me questo è successo in Sicilia, quando mi sono trovato eh, a Mazzara del Vallo e ero là per lavorare con gli adolescenti. Tra l'altro sai che Mazzara è la città più tunisina d'Italia, perché per, per questione di un'antica immigrazione... Dalla Tunisia in Sicilia, eh, la, molta parte della città è, è tunisina, no? vanno sulle navi dei pescatori e aiutano i pescatori siciliani. Eh, si sente il muezzin da, ta, da decenni a Mazzara del Vallo. Io ero lì per lavorare con gli adolescenti. Avevo 60 ragazzini, di cui la metà esatta tunisini e l'altra siciliana e dovevo lavorare su Sofocle, su un dramma satiresco di Sofocle. Ma di sera, nel, nei luoghi in cui andavo, nei ristoranti, insomma, ho incontrato delle persone che avevano fatto la traversata e pian piano queste loro storie mi hanno talmente coinvolto che ho sentito il bisogno di raccontarle. E soprattutto la cosa che mi emozionava è che sì, mi raccontavano come erano riusciti loro a sopravvivere, ma molto dei loro racconti erano sugli amici, i parenti che non ce l'avevano fatta. Per cui quei racconti erano un modo di tenere viva quella memoria. E questa cosa mi ha commosso, e per cui ho cercato di... per quello che può fare il teatro con... con, con con le sue armi disarmate, ho cercato di tenere viva la memoria di queste persone, di questi sacrificati. In maniera diversa, quando ho conosciuto Donato Ungaro, che hai detto bene: carabiniere, perché è stato carabiniere nel, nel, nel tempo dei militari, molto legato anche alla Chiesa, figura eroica della nostra società italiana, eh, e poi è diventato vigile urbano. E come vigile urbano non si è limitato a fare semplicemente delle multe, vedendo che c'erano delle cose nella sua Brescello, eh, provincia di Reggio Emilia, che non andavano bene, veramente cose storte, eh, ha cominciato a chiedersi il perché. E questo suo semplicemente, come dice Donato, ho fatto solo il mio dovere, ma fare il proprio dovere in Italia, forse in tutto il resto del mondo, è veramente rivoluzionario. È la cosa più rivoluzionaria che possiamo fare, cioè non chiudere gli occhi davanti alle ingiustizie. E quindi anche quella è una storia che mi ha cercato e mi ha detto: raccontami. And what is the reaction of the audience? Are you able to move them? E quando il teatro è veramente teatro, eh, ma questo vale eh, dai tempi di Euripide fino a Bertolt Brecht, eh, comunque divide anche Euripide noi lo consideriamo un classico, ma ai suoi tempi non era visto benissimo dalla, da Atene, dagli Ateniesi, no? Uh, ci sono varie miti e leggende anche su come è morto, uh, eppure è lo stesso Brecht, no? Eppure il teatro in realtà è chiaro che divide, perché crea entusiasmo da una parte, ma anche, uh, come dire... Guarda che noi per il lavoro di Brescello eh, abbiamo ricevuto anche un avviso di garanzia, <ride> cioè il sindaco <ride> contro il quale Donato Ungaro aveva cominciato ci ha mandato un avviso di garanzia dicendo mi state diffamando, la mafia a Brescello non c'è. E Brescello è invece è diventato il primo comune italiano chiuso per infiltrazione mafiosa. No? E questo sindaco, ex sindaco ormai, ma però anche avvocato, quindi dalla denuncia facile, no? continua a sostenere che è tutto un complotto, che, che lui è sempre stato un bravissimo politico. E, e però eh, questo lo devi accettare. E guarda, abbiamo rischiato di andare anche a processo perché eh, abbiamo dovuto fare un paio di step con il tribunale di Milano per riuscire a, a saltarne fuori fino a che una donna, una bravissima donna giudice, ha detto: Ma signori, eh, è sotto gli occhi di tutti quello che è stato raccontato in questo testo. Ecco. E quindi, non, che cosa ci dice questo? Di non aver paura. Di, non a, di, no, di avere sempre coraggio, uh, ma coraggio nel fare il proprio dovere di vigile urbano, ma anche di drammaturgo o di regista. I would say the last question, but is, is a long question. Is your work on Dante? Sure. Is Dante political? And the second question is through your work. You see that you are doing what you did with noise of the water of a pensiero Io amo Dante da quando facevo il liceo ero a Ravenna Ravenna come si sa è la città in cui Dante è morto abbiamo la sua tomba le sue ossa quindi è forse la città al mondo che più tiene vivo il culto di questo grande poeta E la cosa che eh, questo culto me l'ha trasmesso mio padre perché fin da quando ero bambino adolescente lui mi, mi cantava le terzine della Divina Commedia, proprio me le, me le faceva gustare nella loro musicalità. Quando ho cominciato a fare teatro insieme a Ermanna, Dante è stato per noi in tutti questi anni veramente un compagno di veglia. Qualcuno, che, mentre anche io scrivevo i miei testi, Rumori di Acque e Va Pensiero, Dante era lì, era lì. Era, era proprio, vegliava, no? E io era il mio I Ching, nel senso che ogni tanto aprivo il libro e, e mi andavo a rileggere un canto proprio per nutrirmi di quella poesia, che è poesia, e qui è la sua grandezza, ed è credo la necessità per tutti noi di continuare a leggere, ma leggere veramente questo poeta, no? Non semplicemente fare le celebrazioni al monumento. Perché in Dante la poesia più intima del cuore e la poesia della società, cioè l'essere politico, sono la stessa cosa. Il desiderio di amore, che è, è proprio quello che eh, attraversa tutta l'opera dantesca dall'inizio, da quando lui racconta nella vita nova che la prima visione di Beatrice, lui aveva nove anni, <ride> e Beatrice aveva nove anni come lui, e questa bambina diventa un simbolo, non è semplicemente solamente un incontro di una bambina, lui ne fa il simbolo di quell'amore che muove il sole e le altre stelle, come dice l'ultimo verso del paradiso. Allora, teologia, cioè ragionamento sull'infinito e ragionamento sulla polis politica, in Dante sono lo stesso gesto. Io sono noi, dice un proverbio africano. Questo proverbio è come se fosse inscritto nel cuore stesso dell'opera dantesca. Pensa solo all'inizio dell'inferno, no? i primi due versi famosi, nel mezzo del cammino di nostra vita. È un noi che sta interrogando, tutti noi, la società, il mondo. Mi ritrovai per una selva oscura, cioè ci sono l'io e il noi nei primi due versi, strettamente uniti. Allora, quando eh, anche a Ravenna abbiamo cominciato a lavorare io e Ermanna sulle cantiche di Dante, abbiamo fatto una chiamata pubblica, cioè abbiamo chiamato tutti i cittadini ravennati a creare con noi la Divina Commedia, perché come grande poema collettivo di tutta l'umanità. E, e un grande poeta americano, Ezra Pound, diceva: Dante è the everyman». E questa definizione è perfetta. Non pensiamo a, al, al, al busto, al gesso, al monumento. Pensiamo all'uomo e Dante perso in quella selva oscura e tutti noi, tutti noi che siamo smarriti nel buio e cerchiamo luce, cerchiamo la felicità. E just to show a little uh trailer of your the work that you did in Kenya. You did in yes. Kenya. Dante. Yes, Tibera, Nairobi. I'm, I'm showing you one second uh, this little trailer. Welcome. My name is Dante Alighieri. I am a poet. I was born in the year 1256. I know of theology and astronomy. I love to draw angels. And my skin is white. I come from an ancient town called Firenze. do you know where ferenze is ferenze is in italy and do you know where italy is italy is in kiber 아그렇지 Can you tell me about the work in Kenya with Dante and how they, uh, they Dante? Sono stato chiamato in Kenya da una ONG italiana, AVSI, che lavora benissimo in tutto il mondo. Avevano visto quello che avevo creato a Scampia, eh, anche a New York. In Francia, in Senegal, in diversi luoghi del mondo, e mi hanno chiesto di andare a lavorare in questo slam di Nairobi, chibera. Eh, mi hanno chiesto con quanti bambini e adolescenti vuoi lavorare, non mettiamo limiti alla provvidenza. Ho detto chiunque verrà lavorerà con me. L'importante è che lo desideri, che voglia farlo, non perché voi glielo, glielo imponete o glielo chiedete o, o lo ordinate in un qualche modo. Uh, sono arrivati, Laura, in 150. 150 bambini e adolescenti che vivono in quell'inferno, che è Kibera, perché come tutti gli Islam del mondo ce lo, ce lo possiamo immaginare, ma sono venuti con gli occhi pieni di paradiso, pieni di voglia di vivere e di creare con me. Al che ho detto, ma allora forse posso proprio lavorare su Dante, che è inferno e paradiso insieme, la sua grande opera. E ho cominciato dicendo: Io vi racconto una storia, se vi piace, se vi prende, la facciamo insieme. Se no, non avevano mai sentito nominare Dante Alighieri, anche l'Italia era un concetto molto vago. <ride> eh, sapevano dell'Italia, del calcio, ecco, arrivavano fin lì, ma per il resto. Allora, ascoltatemi: c'è un uomo perso in un bosco di notte. Ma questo bosco non è un semplice bosco di notte, è il bosco delle sue paure, delle sue angosce, della, dei suoi fallimenti. È quella cosa che tutti noi conosciamo, anche, anche un quindicenne sa già cosa vuol dire, no? Sbagliare, fallire, non essere all'altezza di quello che ti chiedono, che ti chiede il mondo. Sembra che stia per uscire da questa selva oscura. E ci sono invece lì davanti tre belve, la lonza, il leone e la lupa. E secondo voi, ho chiesto ai miei 150, che cosa succede a quel punto? E quasi tutti hanno detto se lo mangiano. E ho detto va bene, ma allora la storia è già finita se se lo mangiano. Al che un bambino, John, alza la mano e dice io ho un'altra idea. Ah, ecco dimmi John, per te come va a finire? Arriva la sua mamma e lo salva. Allora, lui aveva veramente letto la Divina Commedia in maniera medianica, John otto anni, slam di Chibera, Kibera è piena di bambini senza la mamma, senza più i genitori, i cosiddetti street children che sono veramente, sono, sono il, il, il peggio del peggio di quell'inferno. Quindi, avere una mamma che pensa a te veramente è. The Great Happiness per un bambino di Chibera. Allora ho detto: ma guarda, in effetti è così anche nella, in questa storia che vi racconto. Arriva Virgilio, che è un amico di Dante e che si comporta con lui come un papà, come una mamma. Lo prende per mano, lo fa uscire dalla selva oscura, gli fa attraversare l'inferno, ma l'inferno perché è la strada per arrivare alla felicità, al paradiso. Ci state a farla con me questa storia? Entusiasmo generale ho detto: bene adesso. Però, voi mi raccontate la vostra Selva Oscura, la vostra Chibera. Io vi racconterò i ladri, gli assassini, i bugiardi di cui parla Dante Alighieri, voi mi raccontate i vostri. Quindi è stato un intreccio tra la storia, il plot dantesco e le loro improvvisazioni teatrali che erano di una bellezza e di una commoventi per come. Il teatro, sai, ce l'abbiamo tutti dentro. Poi, quando siamo più grandi, dobbiamo recuperarlo con la sapienza. Ma quando abbiamo quell'età, siamo teatro puro. E quindi, io ho messo in, in cortocircuito la mia sapienza dantesca con quest tutto questo, questo fiorire di immagini, di storie, di racconti, di volti, di gestualità. <ride> le le belve da tre sono diventate cinque perché hanno detto: no, tre è troppo poco. Che è piena di belve che ci vogliono mangiare. E, e quindi alla fine erano cinque, no? Cioè abbiamo proprio messo in vita il, il poema dantesco. E la very last question. Uh, your, your idea, what you think of Shasha, if you wanna say something about Leonardo Shasha. Allora, intanto, rispetto a tutta la storia che dicevamo prima della mafia al nord, che, che va al nord. Lui è stato il primo a dirlo. Ha detto, guardate che la linea della palma, la chiamava così, avanza, sale. Voi credete che la palma sia solo al sud? No, la palma sale e sta arrivando al nord. E parlava della mafia. Eh, guarda, diversi libri suoi sono bellissimi, ma quello che mi ha sempre toccato tanto è la, quello su Moro. Il, il, su, su Aldo Moro, lui ha scritto la, la cosa in assoluto più vera e commovente di un avvenimento che è l'avvenimento chiave di fatto della politica italiana. Cioè, io credo che con la morte di Moro sia morta veramente una, un, un modo di fare politica che con la diversità delle ideologie, delle tessere, però aveva qualcosa che, che legava, no? Moro, Berlinguer lo stesso l'amalfa repubblicano che tu non ti puoi ricordare perché sei più giovane, ma io me lo ricordo bene, era la politica nata dalla resistenza e quindi era una politica con tutti, non erano anime belle, certo, c'erano i compromessi, ma il senso, la radice prima del loro fare politica era per la comunità, era per la... ecco da lì in avanti invece la società italiana ha vissuto quel cambio antropologico che Pasolini aveva. Aveva chiaramente capito in anticipo su tutti, e che noi abbiamo vissuto negli ultimi trent'anni invece, e contro il quale abbiamo combattuto. Quindi viva Shasha, e ricordiamolo sempre, come un grande scrittore, che è ancora necessario. Uh, I can't way to welcome you to New York. I know you are coming back with Dante sooner or later. Hopefully sooner than later, but uh, I'll, I'll be here waiting for you. We, we all be here waiting for you all and to Thank do you. this wonderful work on Dante, which I know a little bit about, but I'm not going to say anything right now. Let's just <laughs> cross fingers that soon we are going to have uh, Marco, Hermana, and Dante here oh. in New York. Grazie tantissimo, Marco. Thank you very much. Grazie. Okay. Grazie a te, Laura. E see you soon uh, in, uh, in New York uh, with yes. Danzi. Absolutely. Okay. Thank you. Ciao. Ciao. Marco Paolini is an Italian stage actor, theater director, dramaturg, author. His theater is considered civil theater. His performances usually consist of monologues with frequent use of Venetian language, irony, and satire. Inspired by Dario Fo, he's an Italian exponent of narrative theater. Until 1994, Paulini worked with various theater groups, including Teatro degli Stracci, Studio Novecento of Treviso, Tag Teatro of Mestre in Venice, and Laboratorio Teatro Settimo. In 1995, he received the Hubo Prize for writing Il Racconto del Bayonne, the Bayonne tale, which was dedicated to the disaster of the Bayonne Dam in Italy. After that, he has told so many stories based on Italian contemporary events. First of all, thank you and welcome uh, to Casa Italiana Zerilli Marimò. And my first question is how do you choose your the story to tell, which story to tell? Is different anytime. Ogni volta le cose arrivano per delle ragioni intime e bisogna rispettare una distanza dall'urgenza del tempo. Eh, negli anni ho fatto tante cose e un grande scrittore che era anche un amico, Luigi Meneghello, mi diceva sempre, te fa massa in dialetto, fai troppo. Sottinteso, come fai a pensare di fare le cose per bene se ne fai così tante? Quando sei giovane non ti poni il problema, le cose che fai si possono buttare dopo che le hai fatte, durano il tempo che durano. Un altro uomo maestro, Dario Fo, un giorno mi disse: Il teatro non si scrive per i posteri, non devi pensare alla letteratura, a quello che verrà dopo. Pensa ora. Il teatro è molto più simile a un quotidiano che se una volta finito di leggere si butta via. Nel tempo, invecchiando probabilmente, eh, scelgo di più che cosa raccontare e, e lascio che le storie sedimentino nel tempo, cioè tra quando inizia un progetto e quando prende una forma, può passare un anno o due durante i quali lavoro degli studi o bozzetti anche perché eh, mi piace non mi piace fare le prove in una stanza senza finestre che si chiama teatro allora preferisco organizzare il materiale e ogni tanto trovare il modo di raccontarlo a delle persone che non necessariamente sono dei fans, degli spettatori, ma anche in una casa o in un, gruppo di, in un luogo dove chiedo a un gruppo di persone di riunirsi e faccio un bozzetto, uno studio e tengo la luce accesa così posso vedere le loro facce e loro diventano i miei registi per quel giorno. La volta dopo devo avere delle facce nuove, non posso chiedere a loro il compito professionale di sopportare due volte la stessa storia. Ma eh, se loro sono veri, io posso capire molto dalle loro facce, se ho il tempo di guardarle, di ascoltarli, di sentirli, non di cercare il loro consenso. Quindi magari strada facendo. Una storia che era nata a partire da una motivazione cambia, e allora mi piace quando dentro una cosa ci sono più significati possibili, più strati possibili, allora diventa davvero più interessante organizzare tutto questo in poco tempo, perché l'oralità non è un romanzo, ma è mi piace immaginare di mettere insieme delle cose diverse e di intrecciarle e quindi parlare di qualche cosa ma contenere dentro anche dei significati o delle domande, soprattutto delle domande che, che vanno oltre. Why is important to tell such stories? And do you do you think that your theater has an to the audience maybe maybe uh, no illusion l'influenza culturale dei media ha una dinamica che muta velocemente un influencer su YouTube è in grado di condizionare in maniera Forte quanto una tradizione, eh, perché tutta la trasmissione del know-how, dell'esperienza precedente, è messa in crisi, eh, sono messe in crisi le istituzioni, la scuola, la famiglia. Dunque anche la cultura, dunque le opzioni della cultura, sono messe in crisi da una tecnologia che offre a chiunque la possibilità di diventare maestro del pensiero eh, senza un background professionale di formazione. È la democrazia di Internet. Che, che pone enormi problemi all'autoritas e a, ai maestri. Eh, oggi un altro intellettuale, Pasolini, molti anni fa diceva che un adolescente ha bisogno di un maestro, ma è un caso quello che gli fa capitare un buon maestro o un cattivo maestro vicino nel momento in cui lui ne ha bisogno. E per cui la vita di quel ragazzo potrebbe essere influenzata dal fatto che gli è capitato il maestro sbagliato vicino in quel momento. Internet porta molto vicino alle persone milioni di maestri possibili. Eh, dunque è difficile immaginare che dal teatro venga un messaggio competitivo. È difficile che la cultura possa giocare un ruolo se si chiude nei suoi luoghi e nei suoi riti, eh, immaginando di avere ancora un autoritas che viene dalla tradizione. Questa è una logica da panda, da specie protetta. Da, da, uh, il uh, World Wildlife Foundation uh, potrebbe occuparsi degli attori oltre che delle specie in via di estinzione. Nessun teatro che rinunci a cercare fuori uh, interlocutori, opzioni. Non dico di andare sulla rete a fare i competitors con gli influencer, no? Non necessariamente di usare lo stesso linguaggio. Ma attenzione, non si può dare per scontato che un'opera strutturata influenzi la società in modo più significativo di quello che fa un influencer sui consumi. First of all, is your theater political theater? And what is the meaning of political theater today? Quando io ero molto giovane e iniziavo a fare teatro, era forte per me l'influenza di Bertolt Brecht di Dario Fo e di una onda lunga di teatro politico eh, militante. Alla fine degli anni 70, anzi dal 76, 77 questo tipo di messaggio in Italia era praticamente finito, non aveva più credibilità. Le ultime tournée del Living Theatre in Italia sembravano onde di un mare un po' naif, come se bisognasse essere americani per crederci ancora. Noi eravamo diventati più cinici. Un'intera generazione ha smesso di dare messaggi politici e si è concentrata sulle forme. Molte esperienze artistiche significative sono nate da questo tradimento fertile in Italia. Esperienze come Falso Movimento, Mario Martone, eh, secondo me eh, e, e molte altre avevano dentro linguaggi nuovi rispetto al linguaggio della parola usata dal teatro politico. I corpi, la luce, lo spazio, acquistavano un peso che prima non avevano. Prima tutto il peso stava nella parola. Quello che c'era intorno poteva essere brutto, ma non importava perché il messaggio era più importante del resto. Giustamente ci si è ribellati a questo, ma ne è scaturita una sorta di autocensura che è durata per parecchi anni. Contemporaneamente, poco dopo, per esempio, esplodeva la libertà in Spagna dopo la caduta del franchismo e il teatro spagnolo si articolava sia come festa, che, come libertà d'espressione politica. Lo stesso fenomeno si è ripetuto altri vent'anni dopo a Berlino, con la caduta del muro. Improvvisamente la ritrovata libertà genera una stagione di eh, interessantissime performance di contenuto e di sperimentazioni di forma. È come se ciclicamente nelle nazioni. Si riproducessero delle esplosioni come quelle che portarono, per esempio, questo tipo di esplosioni nel Novecento. Inizia a Berkeley eh, nel 1967-68, poi riesplode poco dopo in Francia e poi esplode con un certo ritardo in altre nazioni. Ma ci sono delle stagioni. Il teatro. Politico, ha delle stagioni quella di Brecht era una stagione fossilizzarla è criminale perché il teatro di Bertolt Brecht letto oggi a me non piace più detto tra noi eh, pochissime delle sue opere hanno una forza ma aveva ragione Dario Fo il teatro non si scrive per i posteri giudicarlo come letteratura è sbagliato le opere nel loro contesto avevano una forza dirompente dopo Meno, ma non è un peccato, è la natura del teatro. Chiamiamo classici delle eccezioni, delle cose senza tempo, ma la maggior parte del teatro deve essere fatto di opere che muoiono con le persone che le hanno create. Quando mi sono ritrovato a fare un racconto che non è nato come spettacolo teatrale, il racconto del Vaillant che ha avuto un, un peso forse sulla cultura italiana qualche anno fa, e, oh, mi sono ritrovato a fare un teatro molto semplice, con la luce accesa, senza nessuna esperienza formale. Io fossi ritornato alla semplicità dell'inizio, ma il testo che stavo dicendo non era un testo politico, nel senso non aveva quel dito alzato del teatro didattico di Bertolt Brecht, non conteneva una lezione ideologica, conteneva una lezione tragica. Allora ho chiamato civile. Ho usato quella parola, teatro civile oppure orazione civile per definire quello che stavo facendo, perché dentro di me volevo marcare questa piccola differenza con il teatro politico che avevo conosciuto prima. Sono convinto ancora di più dopo Capitol Hill che lo scopo della cultura oggi sia più quello di unire che non quello di dividere, di ricreare le basi che tengono insieme le comunità. Democrazia è una parola usurata. La forma della democrazia per la polis era perfetta perché tutti conoscevano, tutti, ma la democrazia con le deleghe eh, delle grandi nazioni, dei sistemi, è evidentemente oggi meno seducente della demagogia, della semplificazione. Addirittura delle dittature che piacciono ai mercati perché assicurano lunghi periodi di rendimento ai titoli degli investimenti e stabilità. E questo chiede la finanza, stabilità. Stiamo facendo questa serie su Shasha e stiamo parlando di teatro politico perché ciò che Shasha ha scritto per me è politico, è molto politico. Do you think it's political, or is also something else? It's also something else, because uh, uh, I'm sure <laughs> non ho, uh, grande fascino per il suo teatro, mentre adoro i suoi romanzi, adoro eh, la letteratura e la parte giornalistica. Sasha per me è come Pasolini, cioè anche di Pasolini eh, non amo tanto il cinema quanto la poesia e gli scritti giornalistici. Dunque, è come se eh, di questi grandi modelli eh, fosse necessario per me eh, tenere a bada. Ciò che è più vicino a te e andare a prendere ispirazione su ciò che tu non saprai mai fare. Thank you so much, uh, Marco Paolini, and we hope to see you in New York when it's Thank possible. Thank you. Georgina P is an artist born and raised in Rome, where she took a degree in arts, music and entertainment. She specialized in Paris with a thesis on the Shakespearean performances at the Théâtre du Soleil. She's the author of several essays and papers. As a PhD student in comparative studies at the University of L'Aquila and Paris 8, she's currently concentrating on contemporary rewritings of Greek myths signed by women. She's a stage director, an activist, a videomaker. A feminist and a member of the Angelo Mai Artistic Collective, an independent space available to artistic activities in Rome. It obtained the Franco Quadri Award in 2016. With the Blue Motion Theater Group, she stages shows and designs settings, carrying out a research which unites stage arts, visual research, and live music. In recent years, she has co-curated not ordinary, not safe, a project on the text of the great playwright carol churchill, from which were born shows and radio dramas. she's the first in italy to stage a text of the revolutionary artist kate tempest. tempest, can say right? <laughs> welcome, georgina. grazie. Uh, so my first question is, how do you you have a great uh, uh, curriculum already, and you uh, mm -hmm. stage great work, revolutionary work? So how do you choose the work that you wanna stage? Do you wanna work on because also you work on something that becomes different uh, kind of performances. Let's say, how do you choose them? Ah, la, la prima risposta che mi viene in mente è affidandomi molto al mio inconscio nel senso um, che cerco sempre di mettere in connessione eh, la grande opportunità che ho di poter studiare e incontrare um, tanti intellettuali interessanti con uh, la parte diciamo più selvaggia più animica che è quella dell'inconscio quindi Seguo un po' dei segni, delle intuizioni, cerco di badare molto ai miei sogni che spesso mi danno delle direzioni. In questo amo molto il pensiero di Jung. E quindi a volte mi capita di rimanere magari folgorata da una storia e non capirne immediatamente il motivo e capirlo successivamente. Per esempio, penso a quando ho riletto. Uh, il eh, testo di Karyl Churchill che conoscevo in realtà molto bene, Settimo cielo, e mi accadde in seguito al fatto che ero su un aereo e nel bagno c'era un deodorante con scritto Settimo cielo. Dico, ma che strana cosa! Rileggo questo testo, eh, me ne riappassiono fortemente e decido di provarlo a mettere in scena. Effettivamente quello era l'anno in cui Uh, Matteo Salvini aveva una grande ascesa al potere in Italia. Era l'anno in cui il problema delle migrazioni erano fortissimi, eh, erano riesplosi, quindi diciamo, la nostra impronta colonialista che chiude i porti si manifestava in maniera molto chiara. Era l'anno in cui nasceva il movimento mondiale, non una di meno, e quindi forse la questione della violenza di genere eh, si riaffacciava in maniera molto presente, e quindi tutte le istanze. Fortemente intrecciate e contenute dentro quel testo eh, si affacciavano sulla mia vita e quindi questo era un nesso. E altrettanto mi è capitato, per esempio, lo scorso anno con Tiresia, che è stato, diciamo, il nodo su cui insieme a Gabriele Portoghese ho iniziato a lavorare prima della pandemia e che è, mi ha guidato. Uh, in senso soprattutto spirituale, mi viene da dire, durante la pandemia. You are part of a collective. You are part of Angelo Mai. E explain to our audience what, what is Angelo Mai, what represents and what is really Angelo Mai. Angelo Mai è mh, un luogo mutante in qualche modo, nel senso che nasce da una storia di lotta, da una storia di occupazione eh, avvenuta moltissimi anni fa, in cui intrecciavamo eh, la lotta mh, per i diritti dei lavoratori e delle la lavoratrici dello spettacolo a quella del diritto all'abitare, perché. Mh, Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere che la convergenza delle lotte, delle istanze di giustizia sia molto importante. Ecco, nel, crediamo molto nel creare alleanze. E da lì la storia di questo collettivo è andata avanti con varie, diciamo, vicissitudini, e da quelle più felici che sono stati gli incontri con moltissimi artisti di tutta Italia da, dal punto di vista musicale e teatrale al fatto di aver cambiato spazio e costruirne uno nuovo interamente da soli al fatto di aver subito diversi sgomberi degli arresti il sequestro dei nostri passaporti eh, però ecco diciamo che angelo mai continua a rimanere un luogo credo significativo e importante in questo momento perché è una storia che va avanti ormai da più di 16 anni e quindi resta un presidio culturale importante in, in un paese messo come il nostro. E poi è un luogo dove sono cresciute generazioni diverse e si è visto anche un po' come il mondo della nostra cultura non è solo un mondo... Uh, di rivalità, non è solo un mondo competitivo, ma è un mondo che sa creare uh, alleanze e creazioni condivise. qual è l'impatto del on lavoro audience? Io credo uh, in una questione, che mh, il fatto che i nostri spettacoli nascano sempre in quel posto e quindi vengano provati in un luogo che è veramente indipendente e che soprattutto è stato costruito da noi, eh, produca inevitabilmente una forma di energia molto particolare, ecco, o perlomeno molto autentica. E, a tutti gli effetti, eh, nei nostri spettacoli, come in tutti gli spettacoli, c'è una locandina dove si indica, diciamo, chi un pochino si è occupato più di qualcos'altro, piuttosto che un altro, ma nella sostanza uh, sono veramente i nostri dei lavori che nascono da, da un'area rizomatica delle nostre anime che si unisce e che in qualche modo, pezzo dopo pezzo, diventa una forma spettacolo, una forma concerto, una forma diciamo performativa. Quindi credo che chi ehm, vive poi l'esperienza insomma di. di, di partecipare in forma di, di spettatore o di spettatrice a, ai nostri lavori, senta questa cosa. Credo che la senta molto fortemente quando viene all'Angelo Mai, in particolare perché vede fisicamente lì noi che cerchiamo di accoglierli in quella piccola adorata casa. E quando andiamo fuori, quando andiamo in tournée, credo che comunque mh, si senta il portato di, di questa storia e del lavoro di gruppo. And... How important is to you political theater and what is the function let's say of political theater right now in Italy? Allora su questo io ho diciamo un'idea abbastanza semplice per me il teatro è sempre politico. Per definizione il teatro è politico. È politico anche quando orrendamente si sottrae all'essere politico. Indica la cattiva politica, indica uh, come dire è tutto quello che è l'intrattenimento, tutta quella che è la dialettica semplice del sì e del no che ci ha insegnato la televisione negli ultimi trent'anni, e che con Berlusconi ci ha insegnato anche che le tette e i culi vanno molto meglio dei pensieri complessi. Quindi, come dire, il teatro è sempre politico. Eh, detto questo, io credo che il teatro sia politico in senso buono quando crea in quel momento una comunità, seppur temporanea, che riesce a condividere un rito laico, che riesce a condividere un'esperienza politica attraverso i corpi ed è questo il grande problema di questo momento che può vivere solo lì teatro politico sempre sempre di più soprattutto adesso io credo che chi ci governa avrebbe la responsabilità di sostenere tutti i teatri di tutte le città soprattutto quelli piccini soprattutto adesso che ci potranno entrare poche persone nei teatri sarebbe molto bello vedere sia in scena e sia diciamo sui giornali, sui telegiornali quando uh, fotografano o filmano chi dirige i teatri, chi dirige i festival, così come ripeto sui palchi, più donne, più corpi non conformi, più persone non bianche, più persone transessuali, quindi dare veramente a questi corpi una valenza forte e politica. Thank you so much, uh, Georgina, for being with us again. We hope to see you in New York uh, as soon as possible. And uh, good luck with everything that you're doing. And if you go to Rome, go to Angelo Mai to visit uh, Angelo Mai and to see the performances, all the uh, creative art that Angelo Mai contains. Thank you, Georgina. Grazie a voi. And so this is the end. Thank you for being with us. I'll see you on April 28th with Political Theater in Italian American Theater. Ciao.